Un cordiale buongiorno a voi in questa domenica 10 dicembre. Preparate la via del Signore. È il tema che ci viene consegnato. Siamo nella seconda domenica di avvento e cominciamo la lettura del Vangelo di Marco. Siamo nei primi versetti. E comincia proprio così, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. In un tempo in cui siamo raggiunti da troppe brutte notizie. Vogliamo purificare l'anima attraverso il Vangelo. Inizio eh, proprio è proprio l'archè e l'origine eh, di questo Vangelo. Un po' come eh, quando si legge il libro della Genesi, i primi versetti, in principio eh, Dio creò. E qui c'è una nuova creazione attraverso un Evangelio, una buona, bella notizia. Qual è questa bella notizia? È lo stesso Gesù Cristo. Eh sì, perché in Gesù Cristo c'è tutto, quell'uomo che è unto, quell'uomo che ha una missione, quell'uomo che è anche Messia, cioè eh, portatore di una salvezza, portatore di, portatore di un senso diverso, nuovo alla nostra vita. Quel Gesù Cristo, come continua il Vangelo, figlio di Dio. Eh, possiamo leggere tutta la sua umanità, ma anche il tutto il suo essere divino, il divino e l'umano, sono uniti per sempre. C'è un matrimonio mistico che è una buona notizia. Questo vuol dire che nel nostro cammino quotidiano Dio lo incrociamo, Dio lo intercettiamo, Dio ci raggiunge nei momenti belli e brutti della nostra vita. È il pellegrino con noi e questa è una bella notizia. Quando ci domandiamo legittim legittimamente dov'è il Signore, siamo chiamati ad aprire gli occhi spirituali, a dire, lo so, Signore, tu sei qui, non mi abbandoni e hai una buona notizia per me. Ma farà forse tutto Dio? Ehm, non è affatto vero, perché Egli vuole responsabilizzarci. Ecco il senso di quell'incontro che facciamo all'inizio del Vangelo con Giovanni il Battista, colui che incarna la profezia di Isaia, preparate la via del Signore, che è un po' il tema di oggi. Bisogna prepararsi alle cose belle, agli appuntamenti importanti della vita. E come ci si prepara se non tornando all'essenziale? In un tempo di crisi dobbiamo ammettere che ci sono ancora troppi sprechi troppe superficialità, ehm, troppa mediocrità in giro che dipende anche da ciascuno di noi. Ehm, dobbiamo tornare tutti all'essenziale, imparare a capire ciò che fa bene al cuore, ciò che fa bene all'anima, ciò che fa bene alla terra ed evitare gli sprechi ed evitare di perdere tempo in ciò che ci illude di felicità. Sì, c'è un'ecologia del cuore c'è un'ocologia della terra che camminano insieme e c'entra proprio con il tema di oggi perché dobbiamo preparare l'incontro con il Signore e ascoltiamo la voce sua e accogliamo la sua visita solo quando togliamo di mezzo ciò che davvero ostacola, ciò che rischia di farci vivere altrove, di lasciarci Prigionieri con uno sguardo ripiegato su noi stessi. Ma come ci accorgeremo della venuta del Cristo come pellegrino se correremo sempre altrove, se non siamo capaci di fare un po' di silenzio, se non siamo capaci di aprire le mani per ricevere, anziché per rubare, prendere, togliere agli altri? Eh sì, ricominciamo da questo ascolto che ci dice. La visita di Dio. Buona domenica a tutti.